stagione di Federico Burdisso è condizionata dalla partenza imminente per il college americano che avverrà il 25 dicembre. Quindi per questo motivo, concordando con la federazione, in particolar modo con il CT Cesare Butini, abbiamo deciso di rinunciare, seppur qualificato di diritto, agli europei di vasca corta di Glasgow per focalizzare l'obiettivo del campionato italiano assoluto del 12 dicembre e per poter provare a realizzare il tempo limite delle Olimpiadi proprio in questa occasione. Tempo limite che si tratta di 1.54.3, che è esattamente il personale di Federico nella distanza sui 200 delfino, ma chiaramente fare questo tempo a dicembre non è una cosa così scontata e così semplice. Chiaramente ha portato un po' uno stravolgimento della programmazione da settembre a qui, perché questo ci ha obbligato necessariamente a concentrarsi sulla vasca lunga. Per questo motivo abbiamo rinunciato a partecipare comunque a competizioni importanti come quella degli europei di vasca corta, ma abbiamo fatto in preparazione la Coppa del Mondo nella tappa di Berlino ad ottobre. Abbiamo anticipato il rientro in acqua di Federico a settembre, quindi lui si è fermato dopo il mondiale del juniores di vasca lunga di agosto solamente una settimana. Il personale di Federico, come ho detto precedentemente, è 1.54.3, che ha realizzato nella finale del campionato del mondo di Guangzhou. È chiaro che era un contesto diverso, sappiamo tutti quanti che Federico in questi ambiti si esalta e riesce a dare anche più del 100%. La differenza del farlo a dicembre e nel farlo a fine luglio, inizio agosto, è la possibilità di lavorare una stagione intera per poter arrivare preparato al massimo all'appuntamento principale. Farlo a dicembre vuol dire che chiaramente abbiamo lavorato solamente su un terzo della stagione intera. Sinceramente non credo che ci siano differenze in base alla distanza o allo stile che si faccia nel realizzare un determinato tempo sia a inizio stagione o a fine stagione. L'unica differenza che mi può venire in mente è quella di fare comunque una stagione intera di lavoro in cui ogni ciclo si può appoggiare su quello precedente. Nel caso di Federico questa parte iniziale della stagione la vedo quasi come una parte che si è legata alla stagione dello scorso anno. Dal 25 dicembre Federico chiuderà questa parentesi italiana per il momento e, come vi ho detto precedentemente, partirà per gli Stati Uniti, più precisamente per Chicago, dove nuoterà e studierà alla Northwestern University. In questo momento sinceramente non sappiamo ancora quanto sarà lungo il processo di adattamento di Federico in questo nuovo contesto. Credo fortemente che comunque la passata esperienza che ha fatto in Inghilterra, ma anche le caratteristiche di Federico stesso e il fatto che comunque sarà lì insieme al fratello, credo che per lui comunque sia più semplice rispetto ad altri atleti potersi ambientare un pochino più velocemente. In questo momento io mi sto già sentendo con l'allenatore del college, nel nostro programma rimane il fatto che comunque ci sarà una sinergia tra me e la nuova struttura di allenamento. Chiaramente non si potrà fare la stessa cosa che abbiamo fatto con l'Inghilterra, dove comunque quando Federico stava fuori svolgeva i programmi che comunque io gli sottoponevo. Sono riuscito più volte ad andare presso il Monkell in Inghilterra per poter visionare, per poter allenare personalmente Federico. Chiaramente qui la cosa è completamente diversa. Le regole del college sono delle regole molto più ferree, ma soprattutto anche la distanza non mi potrà permettere comunque una vicinanza come ho fatto con l'Inghilterra. Però vedo una certa apertura da parte della Northwest University e questo ci tranquillizza. L'attività University di Federico è terminata, devo dire, alla grande, e si è affacciato nel mondo assoluto in modo prepotente, stabilendo per ben due volte il record italiano assoluto. Adesso chiaramente inizia una nuova fase in cui il processo di maturazione deve essere completato, necessita ancora un po' di tempo per poter mettere la giusta attenzione nel momento dell'allenamento, perché credo che abbia ampi margini di miglioramento in questo aspetto. Per quanto riguarda l'aspetto di gara, un po' l'avete visto, un po' lo conosciamo tutti quanti, quando c'è l'appuntamento importante Federico non si tira mai indietro, e questo è il suo punto di forza che dobbiamo cercare e deve cercare di non perdere mai. Ha degli aspetti su cui la sua maturazione gli possono permettere di rendere al massimo ogni giorno, e questo credo che sia molto importante. Cioè è vero che è importante e noi stiamo cercando di finalizzare comunque sia questa stagione olimpica,
perché il tempo che Federico ha fatto un anno fa chiaramente ci fa visualizzare cose anche importanti dal punto di vista di Olimpiadi. Ma non ci dimentichiamo che lui è un ragazzo di 18 anni e quindi credo che sia una stagione importante, ma che deve anche preparare il nuovo quadriennio olimpico. Il riferimento in campo internazionale è chiaramente Christoph Milak, che è un 2000, quindi ha un anno solamente più grande di Federico, che negli ultimi 200 delfino ha stabilito il nuovo record del mondo della distanza in 1,50-73, elevandolo a un mostro sacro come Michael Phelps. Beh, differenze con Federico per quanto riguarda anche la stessa distanza, che comunque ha una base di partenza del 100 più veloce, e credo che con il tempo e anche magari strutturandosi leggermente un po' di più, parlo di Federico, e sistemando alcune cose tecniche, anche sul 100 potrebbe essere una gara importante per Federico, e questo ne potrebbe beneficiare anche nella doppia distanza, che vuol dire chiaramente un passaggio potrebbe essere un passaggio di 100 potrebbe essere un pochino più controllato. I fattori tecnici da migliorare di Federico, dove comunque stiamo lavorando già da un paio di anni, sono sicuramente le parti subacquee, dove rispetto al tratto nuotato non è all'altezza. Un miglioramento per quanto riguarda le gare più veloci. Il problema che riscontro da tecnico è che con la gestione di Federico bisogna anche gestire tantissime altre cose. Non vi nascondo il fatto che anche il fatto di adesso essere comunque soggetti comunque a fare il tempo per l'Olimpiade del dicembre non mi permette neanche di poter sperimentare cose nuove, o soprattutto anche di poter avere quella tranquillità per poter fare anche altri tipi di stile di distanza. Non ci scordiamo che Federico quest'estate ha nuotato 49,1 su 100 stile libero, a 1,48 su 200 stile libero, cioè sono tempi importanti. Mi sarebbe piaciuto avere la tranquillità per potergli far fare anche queste distanze, questi stili, in un contesto un po' più tranquillo. In testa abbiamo molte idee, parlo al plurale perché chiaramente tutto quello che io ho in mente lo condivido con Federico e viceversa, ma noi dobbiamo gestire anche il fatto di non avere una linearità nel programma di allenamento e anche nella gestione della stagione regolare. Però Federico ha delle potenzialità importanti anche nello stile libero. Con Vasca Corta ha già nuotato 1,46 su 200 stile libero, 3,47 su 400, si diverte anche e a fare altri tipi di gare, a 1,58 su 200 misti. Partendo dalla finale di Guangzhou, che insomma ce la ricordiamo bene perché quei due decimi pesano parecchio, dove si può lavorare moltissimo anche alla gestione dell'energia tra batteria e semifinale, dove abbiamo visto anche per quanto riguarda il campionato europeo di Glasgow della stagione precedente non riusciamo ad esprimerci al meglio, ma anche dal punto di vista proprio di, come dire, della gestione comunque di quel nervosismo che può essere chiaramente normale in queste competizioni, però non lo fanno nuotare bene, non lo fanno nuotare sciolto. Il suo delfino compare solamente all'ultimo step, quando deve nuotare la finale, quindi sa che deve dare il meglio lì. Per quanto riguarda poi la gara stessa, credo che le caratteristiche di Federico siano queste, quindi comunque partire in una posizione in cui sta avanti ha un duplice fattore positivo. Uno tecnico, nel senso che quando nuota a quelle velocità Federico è molto più efficiente e nuota meglio. Il secondo dal punto di vista mentale, che quando lui comunque si vede avanti chiaramente entra in una modalità di euforia che gli fa solo che bene. L'altro aspetto è chiaramente costruire con il tempo e con il lavoro gli ultimi 20 metri canonici, che in questo momento sono la parte di gara dove lui soffre maggiormente. Però abbiamo visto che soffrono anche gli altri. C'ha delle glow, probabilmente ha fatto gli ultimi 20 metri, anzi li abbiamo probabilmente anche più lenti di Federico. Anche gli altri ormai guardano se Federico c'è oppure no, anzi credo che possano dire che se c'è Federico in finale probabilmente è un altro Federico rispetto a quello che hanno visto in semifinale in batteria, e quindi devono fare maggiore attenzione. No, io e Federico non parliamo dell'Olimpiade, così come non parlavamo del campionato del mondo, o meglio ogni giorno in allenamento alleniamo delle situazioni che poi sappiamo, anche se non le esprimiamo a voce, sappiamo che stiamo lavorando per quello. Poi non nascondo il fatto che chiaramente io so che lui parte, Federico sa che chiaramente fra un po' non starà più a Roma con me, quindi mi sembra un po' riduttivo parlare di quello che sarà fra qualche mese.
lavoriamo step by step, adesso siamo focalizzati sul dicembre, vediamo quello che succede. Una volta che parte e che sappiamo com'è la situazione, io cercherò di avere i suoi feedback e poi vedremo come poter intervenire. Quindi sì, io in cuor mio, nella mia testa, a Tokyo ci penso, però per quello che stiamo vivendo forse è meglio non guardare troppo in là, ma vedere più agli obiettivi immediati.